terrorizzato la provincia di Firenze, ma anche l'Italia intera, tra il 1968 e il 1985, lasciando dietro di sé una lunga striscia di crimini, 8 duplici omicidi e soprattutto tanto mistero. Stiamo parlando del mostro di Firenze, uno dei primi casi di omicidi seriali del nostro paese, che a distanza di 50 anni dal primo duplice omicidio, ritorna sotto forma di film. Una pellicola firmata dal regista Giampaolo Saccomano, il quale, dopo Saturnales, torna nella nostra città per girare alcune scene del docufilm Nero Fiorentino, un lungometraggio di produzione indipendente destinato alla fruizione televisiva. Il film si intitola Nero Fiorentino, il caso mostro di Firenze. Dovrebbe uscire in distribuzione alla fine di novembre, se nella post-produzione tutto va secondo quello che abbiamo previsto, e sarà sicuramente un film TV in due puntate. È nostra intenzione, a 50 anni di distanza, rievocare questa vicenda, perché di fatto non è mai stata chiusa, anzi è ancora sulle cronache dei giornali in questi giorni proprio, e anche per dare un'idea dell'allarme sociale che ha provocato questa cosa in quegli anni, cosa che le generazioni che sono seguite non hanno potuto, per fortuna, verificare. Un caso insoluto che nasconde ancora molti e molti aspetti che sono molto tipici, molto particolari, un caso unico forse nella criminologia mondiale addirittura. Questa mattina che scene avete girato? Abbiamo ricostruito con una certa accuratezza di dettagli il delitto dell'84 con Stefanacci e Pierontini, e oggi pomeriggio ricostruiremo invece il delitto degli scopetti, che fu l'ultimo, secondo quelle che sono le indicazioni criminologiche, a chiudere praticamente la vicenda del mostro di Firenze.